Dal Vangelo di Marco. In quel tempo Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro il potere sugli spiriti impuri e ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanete finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andate e scuotete la polvere sotto i vostri piedi, come testimonianza per loro. Ed essi partiti proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Domenica scorsa abbiamo seguito il Signore Gesù che è tornato tra i suoi, nel suo villaggio, piccolo villaggio di Nazareth, ed era entrato nella sinagoga dove è stato sottoposto a valutazioni e considerazioni dei suoi concittadini. Ma non è questo il figlio di Maria, non è il carpentiere, i suoi fratelli, le sue sorelle sono qui in mezzo a noi, da dove gli deriva quella sapienza, quella saggezza, dove ha studiato? E il Signore Gesù rimane deluso e sorpreso per così poca disponibilità alla fede. E ha fatto soltanto pochissimi miracoli nella gente che ha visto bisognosa e aperta alla fede. Poi se n'è andato, dice Marco, per gli altri villaggi. Notate bene, per Marco è l'ultima volta che entra in una sinagoga. Soltanto a Gerusalemme entrerà poi nel Tempio, e sappiamo che fine fa a Gerusalemme, e allora c'è lassù con le cose ufficiali, e in parte sì, succedeva già nell'Antico Testamento. La prima lettura ci ha presentato il profeta Amos, che non era né profeta né figlio di profeta, era un mandriano, un tagliatore di sicomoro. Era una tecnica particolare per aprire dei tagli in questa pianta dai quali usciva un frutto, un prodotto veramente buono e sostanzioso. Diventerà segno e simbolo anche per gli apostoli, i discepoli del Signore Gesù, mandati certamente non a dire che va tutto bene, no, ma a fare qualche piccola incisione nella vita, nella mente, nella testa di coloro che incontravano, perché da lì uscisse allora, ma esca ancora oggi ed esca anche domani, quella disponibilità ad accogliere la parola di Dio che sempre Gesù ci ha detto: dove trova accoglienza, cresce da sola, esplode, produce, che si dorma, che si vegli, che si faccia o non si faccia, la parola, l'invito del regno, deposto in una terra che lo riconosce e lo accoglie, fa meraviglie, sorprende anche noi che non sappiamo da dove vengono certe cose positive che sperimentiamo nella nostra mente e nel nostro cuore. Ecco, chi era questo allora Amos dell'Antico Testamento? Ho detto, non era né profeta né figli di profeta, ma è stato invitato da Dio ad andare nel regno del nord. Lui veniva da Tekoa, che è una località sotto Betlemme, al sud quindi. Viveva nel regno di Giuda, perché a quel tempo erano già divisi i regni. Il regno di Giuda al sud e il regno di Israele, cosiddetto Israele, al nord. Viene chiamato da Dio e inviato ad andare a predicare al santuario di Betel. Betel vuol dire la casa di Dio. La casa di Dio però, che era gestita e governata dal re di Israele,
ed era proprietà del regno di Israele. Tra i sacerdoti c'era questo Amasia, di cui abbiamo sentito nominare nella prima lettura il nome e la funzione, era il capo dei sacerdoti, che si incarica di andare da Amos a dirgli: ma cosa fai qui? Chi ti ha invitato? Sei qui a perdere tempo, ma vai a casa tua e guadagnati il mangiare là. Qui è la casa, è il tempio del re ed è il santuario del regno. Non venire con i tuoi discorsi e con le tue parole a disturbare. E Amos dirà quello che abbiamo letto, sentito. Non ero profeta né figlio di profeta, ma agricoltore, pecoraio, tagliatore di sicomori. Ho sentito la voce di Dio che mi ha detto di venire a dire proprio quello che ho detto io. Poi finisce lì la lettura di oggi, ma se si va avanti, provate per curiosità andare avanti nel libro di Amos come va a finire la vicenda di Amasia e del regno del nord, invasione degli Assiri e distruzione da tutte le parti. Ecco, questo è un esempio tratto dall'Antico Testamento e scelto appositamente perché combina bene con Gesù, che vuole sempre più coinvolgere i suoi, quelli che gli stanno intorno, quelli che sono disposti a seguirlo, quelli che pendono un po' dalle sue labbra, li vuole coinvolgere per mandare a loro volta anche loro ad annunciare il regno, la parola. Ecco la novità, li manda due a due, perché due e non uno? Perché due è la componente della base, componente base della comunione, della fraternità, della condivisione. Andate quindi a due e portatevi solo l'essenziale. Andate, annunciate che il regno di Dio è vicino, ungete con l'olio che vi è stato dato le persone che ne hanno bisogno, perché voi agite sotto l'influsso dello Spirito Santo, ma vi imbattete in persone che sono abitate o circondate da spiriti non santo, ma impuro. Impuro vuol dire contrari assolutamente a tutto ciò che proviene dalla religione, dalla fede, dal Gesù Cristo allora, dalla Chiesa oggi. Abbiamo a che fare con questi spiriti impuri. Allora bisogna andare in piena consapevolezza e accortezza proprio per annunciare la parola di Dio, fare opere di bene, invitare all'apertura di mente e di cuore di fronte a quello che è l'annuncio e l'invito alla salvezza. Lasciatevi incontrare dalla bontà, dalla misericordia di Dio, così come si è rivelata nella esperienza di Gesù Cristo. La seconda lettura è un testo di meditazione che potremmo leggere per tutta la settimana. Benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, perché ha fatto così, così, così e cos'ha. Ci ha resi partecipi nella vicenda del Signore Gesù Cristo. Addirittura, perché fossimo all'altezza, non ha esitato a mandare lo Spirito Santo, il quale ci ha resi da una parte eredi con Gesù Cristo della verità, dell'amore, della vita eterna, della felicità. Dall'altra ci incarica con Gesù Cristo di prolungare l'annuncio del suo regno, l'annuncio della rivelazione della verità che proviene da Dio al mondo nel quale viviamo, mondo di oggi per noi, mondo di domani per chi verrà dopo di noi, ma anche nel mondo di ieri per chi è venuto prima di noi, chiamati ad annunciare la verità che Gesù Cristo è venuto ad incarnare, a portare, a proclamare e per la quale ha pagato di persona. Ecco, questo è quanto il Signore Gesù offre ai Suoi seguaci, eh? Non per niente, appunto, dicevo, ci è stato donato, sulla scorta della seconda lettura, benedetto sia Dio, ci è stato donato lo Spirito Santo perché noi diventassimo gradualmente, rimanessimo all'altezza di questo compito,
che non è semplice, che non è facile, perché prima deve costruire dentro di noi una personalità credente, una personalità legata alla vicenda di Gesù Cristo, e poi assieme a colui o coloro con i quali ci muoviamo, viviamo, entriamo in relazione con altri, agiamo, studiamo, facciamo, ecco, assieme con altri noi siamo chiamati a dare testimonianza di questo Signore Gesù mandato dal Padre in mezzo a noi, compiere la sua di opera, a educare, a formare i suoi seguaci di allora e di sempre, anche di oggi e di domani. Ecco perché siamo chiamati allora a lasciarci coinvolgere in questa stessa missione della Chiesa. La Chiesa esiste in quanto è missionaria, eh? Se non avesse la sensibilità e la generosità di agire in maniera missionaria, cioè consapevolezza di aver ricevuto tanto che non deve morire e marcire dentro di noi, ma deve essere offerto, propagato, diffuso con la nostra mente, il nostro cuore, le nostre azioni e con la nostra cooperazione con quelli che come noi sono stati raggiunti da questo dono della salvezza e dell'invito al regno di Dio, che sono i nostri fratelli e le nostre sorelle che con noi si sforzano non solo di seguire Gesù Cristo, ma di annunciarlo nel nostro mondo, davvero anche noi siamo chiamati a confermarci nella fede, nella generosità della testimonianza e nella capacità di benedire quel Dio che ha pensato a una storia dell'umanità così come la sta esprimendo, a partire dai patriarchi, dall'Antico Testamento, per arrivare alla pienezza dei tempi con Gesù Cristo e attraverso Gesù Cristo, attraverso il suo corpo che vive ancora nel tempo e nello spazio. Questo corpo è la Chiesa di cui noi siamo membri, abitati dallo Spirito Santo e formati ad essere cristiani o a vivere in maniera cristiana. Noi diamo testimonianza di quello che il Signore Gesù si attende da noi, battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.